Ciao a tutti ragazzi e ragazzi, allora devo suonare una bella postazione. Ciao a tutti ragazzi e ragazzi, allora oggi siamo nel Mega Aul Back to School. La scuola si inizia ad avvicinare, non so voi in che scuola andate, però nella mia scuola il 15 inizia, quindi 3 giorni mancano perché oggi è 12. Io sto registrando che oggi è 12. Allora, vi faccio vedere le mie cose. Questo è il mio zainetto della frutta, bellissimo. L'ho pagato 15 euro e insieme un astuccio di 5 che ora vi faccio vedere. Allora, insieme a questo astuccio, bellissimo, molto carino, molto estivo. Allora, dentro a questo astuccio io ci ho messo una cancellina, non devo neanche ingrandire, mi sa che mi devo avvicinare con il mio letto. Ok, vado, molto vicino. Allora, una cancellina della Piper Mate, come si dice, poi una scoccia con costa 30 centesimi, la cancellina 1 euro, questa gomma 1 euro, poi un post-it, un pacco di post-it 80 centesimi, poi della colla stick Giotto 1,50 euro, poi un set di tutte penne colorate, di 10 penne colorate, una ne manca. L'ho pagato 2,99 euro della Piper Mate. Poi questo temperino 1 euro, poi un pacco di penne da 5 penne della Faber-Castell, due ne sono rimaste, 1 euro sempre, 99 centesimi. Poi dopo questo astuccio, anzi ciuccio, dopo questo astuccio c'è questo della Muscalmo, ottimo, non mi ricordo più la marca, comunque 8,90 euro, e vi faccio vedere cosa c'è all'interno. L'ho presa a Padova, 8,90 euro. Allora, ci sono 3 penne, un evidenziatore della Giotto, poi una gomma, una forbice e un temperino. E stava tutto compreso, eh? Poi i colori della Fila, una marca molto buona. Poi i colori della Giotto a spirito, mi piacciono tanto. Io li utilizzo molto spesso, colori del Giotto. Questo sì, ci saranno tante cose, però sarà piccolo il video perché lo faccio veloce. Questo è molto carino, l'ho preso all'Idol a Padova. Indovinate il prezzo, 3 euro, è bellissimo e funziona anche. C'è tutto, c'è il pennino, c'è tutto. È molto carino, mi piace tanto. Poi c'è il mio diario della Sweet Tears, che ho pagato 5 euro. Indovinate dove l'ho preso? A Padova. Ho preso quasi tutto a Padova, che sono andata in vacanza un po'. E poi questo giornaletto, vabbè, delle offerte sulla scuola, non mi interessa. E comunque... Ehi, piccolino, piccolo Jimmy. Sto registrando nella mia casa. Nella mia casa personale, guardate, i piccoli Jimmy abitano con me. Allora ragazzi, poi ho preso questo pacco di quaderni a righe, sono 3, 1,19 euro, io penso che era conveniente, e sono 3 a righe, da quarta a quinta elementare, però a me mi servono questi. E
Li ho pagati 1,19 euro. Ho trovato l'offerta all'Imedin di qui in Manfredonia, mi sembra. Non mi ricordo bene se era Imedin o Spin. Mi sembra lo Spin nuovo, quello che hanno fatto ora. Comunque lo zaino è molto carino, mi piace. Poi mi farò bene i conti di quanto ho speso. Poi, ragazzi, non vi spaventate ora, quanti guadagni ho preso. Allora, ci sono questi della Fabriano. Ho preso il pacco da 10. Vediamo quanti ne sono questi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Questi sono 7, poi 3 dovrebbe stare qui. 7. Ok, 7, 3, 10. Allora ragazzi, questi sono a quadretti, no, a righe, scusatemi. Strano ragazzi, pensavo che erano a quadretti. Va bene, allora, ci sono diversi colori. C'è fucsia, ovviamente il mio preferito, arancione, giallo fluo, rosso, ovviamente. Un po' magari verde, scura, nero, di nuovo fucsia, verdino bellissimo, celeste ovviamente bellissimo e rosa. Questi sono 10, 3,50 da centro convenienza a Manfredonia, 3,50, 10. E ho preso sia a righe che a quadretti, ora vi faccio vedere quelli a quadretti. Questi sono quelli a righe. Allora, ragazzi, c'è questo flower a quadretti, mi piace tanto. C'è anche questo di nuovo flower, questo di nuovo flower. Poi ci sono tre flower, poi c'è questa tonalità che è bellissima, questo mi piace tantissimo, questa tonalità è davanti così, questo di nuovo, guarda quell'altro, sono più o meno tutti uguali sono, e poi questi, questo qua flower, e poi stanno tre di questo modello, gli ultimi tre, 10, 3,50 ovviamente, questi sono quadretti. Che ho preso tutte e due righe, no, questi sono quadretti. Ok, io li metto a posto ovviamente, li ho presi perché dovevo fare, e poi 207 euro li ho presi per i libri, dopo la prima media, chi non lo sapesse ve l'ho detto. Va bene, vi devo far vedere qualche altra cosina, però io stoppo un attimo e le vado a prendere. Ciao ragazzi, ho preso le altre cose, come vedete c'è un'altra borsa perché ce l'avevo qua e l'ho usata un po'. Allora, questi sono dei pennarelli di scorta, questi già ce li avevo ma li hanno regalati, meno male, grazie che me l'ha regalato, li metto qua perché io li uso qua anche quando devo scrivere qualcosa. Allora, ora preparatevi. Questi sono giusto per dentro la casa che io vorrei usare, sono più che altro da bambini, però mi sono piaciuti perché prima cosa li ho pagati pochissimo, comunque vi faccio vedere. Allora ragazzi, c'è un set che ho comprato con dei foglietti, mi sembra, e del 4 matite, ora non ce l'ho, però diciamo che non erano buone. 30 centesimi, questi foglietti e delle matite, 4. Basta 30 centesimi. Ehi, ehi, basta! Che state facendo la foto? Arista! Basta! Madonna mia, si cagnolini! Allora, poi ho dei pastelli a cera, mi sembra 5, non mi ricordo, 27 purtroppo. Purtroppo è passato tanto tempo che li ho comprati. Allora, mi sembra 4 i pastelli a cera. E che più stava dentro? Stavano i pastelli a cera, no, questi ho presi divisi. Ah,
la matita e poi dovrebbe stare nella tastuccia forse. Boh, non lo so, non mi ricordo niente di niente di niente, ragazzi. Ah, mi sa che mi ricordo. No, non mi ricordo nulla. Mi sembra i pastigliacci e... No, questa matita no. Pastiglia acciva e... boh. Vabbè, mi sembra soltanto i pastiglia acciva, non mi ricordo, ragazzi. Purtroppo, boh. Mi ricordo. Ah! Ragazzi, ora mi ricordo. Questi, i pastiglia acciva e quattro matite. Madonna mia, aiutate. Testolina malata, ragazzi. Poi in un altro set che ho preso di 50 centesimi, allora mi è uscito, faccio vedere, ecco, mi sono usciti questo temperino con l'arcobaleno bellissimo, questa gommina sempre con l'arcobaleno, questo temperino con l'arcobaleno, sì, temperino, vabbè, riello. E questa matita fucsia è il borsellino, mi piace, carino. Poi, l'ho pagato 50 centesimi. Poi in un altro set ancora, sempre di 50 centesimi, ho preso, è uscito.